Io sono terrorizzato da quest'uomo. Mi incute terrore. Mi fa paura. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire che io debba fare tre video in un giorno? Tre video fino adesso, perché chissà poi che cosa hai in mente. Cioè, mi viene in mente la peperonata alle 8 di mattina e a mezzogiorno topi morti. Se queste sono le 4 e mezza. Cioè, ci sono altre 8 ore per arrivare a mezzanotte. E poi c'è ancora una settimana praticamente di calciomercato, altri 5-6 giorni arrivate a mezzanotte. E unto lì, mio amore, che sta scucinando? Ma mi sembra che qui stiamo accelerando un po' troppo alla sveglia. Qua facciamo dei periodi di nulla, vacche magre, dei periodi in cui le macelliamo tutte. Porca vacca, come sei sao? Il video di Nico Gonzalez è online. Lo avete visto? Non ancora? Male, datevelo a vedere, ve lo lascio qui sopra nelle schede. C'è un'analisi sia sportiva ma anche economica con gli ammortamenti e tutto quanto. Poi parleremo anche in questo video di Nico perché ovviamente più passa il tempo e più abbiamo delle informazioni in più, però dopo 2 minuti io stavo facendo delle altre cose. Stavo mettendo avanti una cosa che vedrete all'interno di quella che sarà la mia prediction della Juventus, della posizione nel campionato di Serie A che uscirà a mercato concluso. Non so ancora quante operazioni di mercato avrà da fare la Juve, ne parleremo al finale di questo video, ma oggi doppio esterno, doppio colpo e doppio esterno. Nico che arriverà nelle prossime ore a Torino, fatta per Conceição. Il Porto aveva rifiutato la formula del prestito, non era interessato a quella formula che avrebbe poi portato la Juventus a riscattarlo per circa una trentina di milioni di euro totali. Ma alla fine Conceição arriva effettivamente in prestito alla Juve, con una formula molto strana, molto particolare. Stiamo parlando di un'operazione a circa 10 milioni di euro, strutturata in questo modo: 7 milioni per il prestito più 3 milioni di bonus. Stop. Fine. Prestito secco. Ci sono rimasto malissimo, perché stiamo parlando di comunque un ragazzo che ha un buon talento di cui si parla molto bene anche in chiave nazionale portoghese. È un giocatore che era presente agli europei, ha pure fatto gol in questo Euro 2024. Un prestito secco mi stupisce, cioè questa cosa va molto in direzione Porto. Per il Porto è un'ottima notizia, eh? Un prestito secco di 7 milioni più 3 di bonus, quindi una decina di milioni per un prestito è qualcosa che fa sfregare le mani al club che detiene il diritto alle prestazioni sportive del ragazzo. Dall'altra parte c'è una Juve che potrebbe valorizzarlo in questa sessione, anzi in questa stagione, dopo averlo acquisito appunto in prestito in questa sessione di calciomercato, per poi l'anno prossimo tornare alla carica in caso di, non lo so, approccio che possa piacere alla Juve. Quindi probabilmente partirà più indietro nelle gerarchie, sarà un giocatore che verrà utilizzato anche nelle rotazioni. Io mi immagino un po' in questo momento con Seisao come UEA, perché sugli esterni ad oggi perlomeno, nei piani generali della Juventus, considerando Koopmeiners, a destra il titolare Nico, a sinistra è Yıldız. UEA e con Seisao diventa le riserve. Poi, se il ragazzo sarà un buon giocatore, la Juve tornerà a trattare col Porto. Poi, ovviamente, questi 10 milioni di prestito ormai non ci saranno più, non è che gli puoi dire se vale 40 te ne do 30 perché 10 te li ho già dati. No, è un prestito secco, quindi nel caso poi l'anno prossimo si riparte da zero. Oppure semplicemente si dirà bene, il ragazzo non mi ha convinto, comunque mi ha convinto, ma non vale la spesa che avevo in testa, eccetera, eccetera. È un'operazione strana, molto strana, però probabilmente la Juve aveva necessità di chiudere un colpo sugli esterni e ha preferito dare un colpo di reni andando a fare anche qualcosa di molto rischioso, se ci pensate, perché cavolo. Siamo qui a centellinare i milioni, questo, quell'altro, 1 milione di qua, il bonus, eccetera, eccetera, e poi 7 secchi per il prestito più bonus. Molto strano, eh? Ve lo dico tranquillamente, è molto particolare come operazione. Mai mi sarei aspettato una roba del genere. Oggi parlavamo e abbiamo anche preso in considerazione l'ipotesi che la Juventus potesse presentare un'offerta definitiva a titolo definitivo per Conceição per portarselo a casa, dato che il Porto aveva chiuso al prestito. Ci credo che abbiano aperto in questo caso per forza di cose. Per la Juve il vantaggio a livello temporale, dato che mancava poco tempo, di assicurarsi comunque un profilo che è stato chiacchierato, è stato voluto, è stato cercato intensamente dalla Juve,
e questi 7 milioni di prestito secco confermano quanta fiducia, quanta voglia avesse la Juventus di avere con Senzao in rosa. Dall'altra parte abbiamo un giocatore che è un grandissimo punto interrogativo, a differenza di Kalulu, che se sta bene viene, gioca, viene riscattato. Qui non abbiamo assolutamente certezza. Abbiamo Nico Gonzalez che non arriva a titolo definitivo, bensì in prestito, con un obbligo che però scatta condizioni molto semplici. Ora, mettendo insieme queste due cose, quindi il prestito di Conceição e il prestito di Nico, che sembra un obbligo camuffato, quindi probabilmente un diritto con delle condizioni molto semplici per diventare obbligo, viene da sé pensare che la Juve in questo momento qui non abbia ancora concluso il suo calciomercato e che Giuntoli abbia ancora qualche cartuccia da sparare il prima possibile. Stamattina abbiamo parlato, abbiamo pensato al triplo colpo sugli esterni della Juve in caso di mancato arrivo di Kobe Mainers. Mai avrei pensato nel giro di 5-6 ore di caricare un doppio video su un doppio colpo confermato dall'evento sugli esterni, Nico e Conceição. Ora, fermi tutti, sediamoci, respiriamo e cerchiamo di attivare le rotelline del cervello. Sono tre casi, non ce ne sono tanti altri, sono tre. Quattro, in realtà, quattro. Il primo, me lo tolgo subito perché non arriva più nessuno tra Kobmeiners e Sancho. Nessuno dei due. La Juventus o termina qui il suo mercato o va su un altro profilo. Questa è la prima opzione che mi sento di escludere perché non credo che la Juve possa prendere in considerazione questa cosa. Quindi mi sento di escluderla. Anche se ricordiamo le parole di Giuntoli durante la presentazione di Thiago Motta, ci saranno altri tre colpi, uno per reparto, Kalulu, Nico e Conceição, anche se non è uno per reparto perché ovviamente due sono esterni. Ma va bene, questa ce la togliamo, la mettiamo da parte. La seconda, arrivano sia Sancho sia Kobmeiners. Io vi dico dal giorno zero che ho grande fiducia in Giuntoli, nel calciomercato che sta facendo Giuntoli, nell'idea che ha Giuntoli e che soltanto al 31 di agosto, quando sarà concluso il mercato, potremo dare una valutazione. Però anche all'interno del grande ottimismo che ho sempre avuto nei confronti del nostro dirigente, arrivati a questo punto, trovo quantomeno complicato immaginarsi uno scenario in cui dopo Nico, dopo Francisco Conceição, possono arrivare ancora tutti e due. Sarei entusiasta, felicissimo, è da ieri che provo a portare avanti questo discorso, questa strategia, eccetera, eccetera, però il fatto che comunque la Juventus abbia già fatto due operazioni onerose, anche se sono prestiti, sono operazioni onerose, mi fa pensare che difficilmente potrà accadere. Poi sono il primo a sperarci, è l'animo del tifoso, no? Di chi ama la propria squadra e che vuole il massimo possibile per la propria squadra. Però non voglio illudervi e non voglio illudermi, perché poi è un attimo rimanerci male tutti quanti, quindi queste due sono le opzioni un po' più remote, mi sento di metterle da parte entrambe. Non credo che queste due opzioni saranno quelle che poi si trasformeranno in realtà. Le altre due opzioni, nemmeno a dirlo, le avrete comprese da voi, perché ci vuole un attimo, no, di deduzione. O arriva Kobmeiners o arriva Sancho. Quindi o andiamo all'interno della strategia triplo esterno di cui parlavamo questa mattina, si molla Kobmeiners perché le condizioni dell'Atalanta sono diventate vergognose, perché la Juventus ha in pugno il calciatore da mesi ormai, un accordo con Kobmeiners, ma se l'Atalanta anche al netto di 59 milioni comprensivi di bonus non lo molla a una settimana, nemmeno, anzi meno, dalla chiusura del calciomercato, io posso capire Giuntoli, nonostante Kobmeiners sia stato il giocatore chiave, l'obiettivo numero uno, quello su cui si è mosso tutto il mercato, se questi fanno muro e la volontà è dirti al 30 di agosto alle ore 20:45 quando inizia Inter-Atalanta se te lo danno oppure no mentre fanno la doccia, non ci sto, perché io mi devo muovere di conseguenza e quindi nel frattempo mi informo su Sancho, che è un giocatore di livello, e sulla possibilità di mettere quei soldi spalmati sulla tripla trattativa con Conceição, Sancho e Nico Gonzalez. Per quanto io ami Kobmeiners, per quanto mi piace Kobmeiners, è una strategia che sposo. La Juve ha fatto tutto il possibile
tutto, il giocatore fuori rosa, anche lui ha fatto tutto il possibile. Se per Cassi non dà l'ok, se l'Atalanta non dà l'ok, non è che la Juve può morire dietro questa trattativa. Non è come Todibo che ha aspettato, aspettato, aspettato e te l'ha rubato sotto il naso. Sei te che ti muovi di conseguenza, vai a prendere un'altra strada, anche se il giocatore, lo sappiamo, segreto di Pulcinella, era l'obiettivo numero uno. In quel caso io sposo totalmente la linea della Juve, perché la capisco. Non posso farmi prendere in giro eternamente dall'Atalanta. Il giocatore mi piace? Sì, a tal punto che ho fatto un'offerta mostruosa. Se tu anche di fronte a questa offerta, che è l'offerta più grande per un centrocampista della storia della Serie A, trasferimento interno, non lo vuoi dar via, io non posso stare lì ad aspettare che la Margherita dica mamma non mamma, non esiste. Quindi sposo completamente nel caso la strategia. Dall'altra parte c'è un Sancho che guadagna tanti soldi e che non sappiamo se effettivamente poi sarà disposto a ridursi così tanto l'ingaggio, è un Cobb Mainers che francamente mi sembra una storia già scritta, perché difficilmente Cobb Mainers potrà rimanere a Bergamo dopo tutto quello che è accaduto in queste settimane, mesi, giorni e ore. È un giocatore fuori rosa, è un giocatore che ha una valutazione importante, è un giocatore che la Juventus andrebbe ad acquistare, è un giocatore che non si allena, che è in rotta con la dirigenza, con l'allenatore, con l'ambiente, con i tifosi, col popolo. Non credo che Cobb Mainers oggi possa girare molto tranquillamente per Bergamo. Cioè, al di là del calciomercato della Juventus d'Atalanta, oggi il tifoso d'Atalanta sarà imbestialito con Cobb Mainers, per forza di cose. Quindi conviene a tutti che Cobb Mainers lasci Bergamo direzione Torino, conviene a tutti. Succederà? Non lo so. Io vi ho elencato quelle che sono le quattro possibilità. La più probabile per me ora è che la Juve acquisti Cobb Mainers e vada a completare il calciomercato, a meno che non ci sia, non lo so, la volontà di fare un vice Vlahovic o un difensore in più, perché potrebbe anche accadere una roba del genere. Però oggi giunto le dà un colpo di reni importantissimo alla Juventus e mette le ali a Thiago Motta. Ragazzi, voglio sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti e monitoriamo la situazione, perché di questo passo tra due ore ci vediamo ancora. Mi piace per l'impegno, almeno. Ciao!